Mercoledì 25 ottobre, nell'ambito della terza edizione di Libraria, presso la Biblioteca Civica Tancredi Midone a Venaria Reale, si è tenuto l'incontro con il fotogiornalista Paolo Siccardi. Siccardi ha riportato racconti e testimonianze delle esperienze vissute nei più significativi contesti di guerra, come giornalista e fotoreporter freelance, autore di diversi libri e mostre fotografiche. Dopo Domenico Quirico, la Biblioteca Tancredi Midone ospita Paolo Siccardi, fotogiornalista, autore e ha calcato molti scenari di guerra. Paolo, cosa ci racconti oggi? Allora, questa sera qua alla biblioteca per Libraria, la terza edizione 2017, racconterò quello che in parte è il mio lavoro. Io mi occupo di servizi con tematiche sociali e di servizi nei conflitti in giro per il mondo. Farò vedere tre slideshow video partendo da quella che forse è la guerra più lunga africana, che è il Sud Sudan, dove io sono stato diverse volte con un supporto logistico di UNICEF, AMREF e Flying Doctor. L'ho seguita per il giornale per cui lavoro, per il settimanale per cui lavoro, e il secondo video slideshow, e dico sempre video slideshow perché nel secondo invece ci sono dei momenti di video dove la fotografia, che è statica, non esprime il massimo, il video può raggiungere quello che è il movimento. Allora, il secondo video sarà quello sulla Siria. Io sono entrato ad Aleppo quando era ancora una parte sotto mano di Free Syria Army, sono stato con loro un po' di tempo, un po' di giorni, per raccontare quello che è stato il lungo conflitto siriano. Tenete presente che in Siria ci sono 5 milioni di profughi e 6 milioni di sfollati all'interno della stessa Siria. Il terzo conflitto che vado a raccontare questa sera invece è forse stranamente il conflitto, l'unico, il solo conflitto che esiste in Europa nel XXI secolo. Stiamo parlando del conflitto in Ucraina. L'Ucraina è uno stato all'interno dell'Europa, dove nella regione del Donbass, al confine con la Russia, c'è una guerra che da una parte viene chiamata guerra civile e da un'altra parte viene chiamata conflitto. Sicuramente è una guerra che non fa notizia, è una guerra dove tutti i giorni muoiono sia giovani, ragazzi militari da una parte che dall'altra, e colpisce soprattutto molti civili. Tu, attraverso i tuoi scatti, hai raccontato la guerra. Ma non solo, la tua è anche una denuncia, non hai paura? Allora per quanto riguarda la denuncia, sì, certamente l'immagine, il fotogiornalista cerca di denunciare con le proprie immagini quella che è una realtà. La paura è ovviamente c'è, quella è umana avercela, certamente, sì. A portare i saluti dell'amministrazione comunale il sindaco Roberto Falcone. È un momento importante quello di questa sera per la presentazione del lavoro svolto da Siccardi, e che andremo ad apprezzare immediatamente dopo. Io vi porto i saluti e i ringraziamenti anche da parte dell'assessore Antonio De Flito, che ringrazia Enzo Pertusi in particolar modo per averci supportato, non è la prima volta, nel riuscire ad attrarre personaggi importanti e ricchi di contenuti. Speriamo non sia l'ultima. No, assolutamente.